Buongiorno, buongiorno cari amici, tutti i traditi di corsa, siamo qua. Buongiorno, Buongiorno, buongiorno. È arrivata anche la Sì, nostra Vicky come buongiorno. ogni mattina. Grandissimo buongiorno Un grandissimo stamattina. buongiorno a tutti gli amici di Social Box. Come prassi, noi ci stiamo connettendo tutti Ciao quanti qua ragazzi. perché siamo Ciao, social. buongiorno. Io vi presento già gli ospiti che così un po' in sordina siamo arrivati di corsa. La mattina sapete tutti che gli artisti hanno qualche difficoltà, compreso il sottoscritto. Piccole difficoltà. Abbiamo con noi Nancy Fazzini, Buongiorno a tutti. Marcello Graduato, Buongiorno, buongiorno a cantante, tutti. attrice, cantautore, chitarrista, Madonna. tutti spaghetti alla carbonara, loro fanno tutto, Soprattutto, insomma, soprattutto ecco. quelli, dai. Poi, praticamente, eccoci Ok, qua, sì. adesso facciamo la cosa che facciamo all'inizio, poi parliamo, ci raccontiamo e diciamo tante cose. Allora, innanzitutto andiamo, ecco, andiamo su Val di Brata Life. Ed è quello che devono fare anche i nostri ascoltatori. Eccoli qua. Ascoltatore. Ecco, sì, è tornato. Abbiamo riesumato. Sì, Tornato. ma da me non sono mai morti, ce n'ho tanti. Oh, figurati. Allora Ho andiamo detto qua a molto vedere. vicino, dai. Bene. Perfetto, un attimo che lo trovo. Facciamo Val di Brata Life. Sì, vabbè, bravissima, vedi, non gli si deve insegnare niente. Già hai trovato. Allora, condividi. Sto per condividere Ah, ok, anch'io. Greta Santori. Ciao ragazzi grandissimi. Ecco, già Top. abbiamo. Ciao, abbiamo già i primi. Allora, innanzitutto io, mentre che faccio questa condivisione. Sì, io inizio con un cappello, come dici sempre tu. E voglio iniziare con un cappello. Cominciamo con un cappello, vai. Con il nostro sponsor che abbiamo conosciuto ieri, i Sì. suoi. Dove stanno i sassi, ragazzi? A Ah, proposito. niente, si sono mangiati i sassi. Ieri abbiamo avuto sassi d'Abruzzo, croccanti. Scusate. Dove sono? Abbiamo Comunque, va torto. bene, sì, Dai. Corradetti, il nostro sponsor di questa settimana. Sassi, croccante, confetti, cesti regalo a Sant'Egidio alla Vibrata, via Veneto. Telefono 0861 84 13 64 Brava, brava, e stai imparando a fare gli spot. Adriano, i sassi Eccoli qua i d'Abruzzo. sassi. Abbiamo i sassi d'Abruzzo, E non l'ho chiesti per li caso. mettiamo qua, li L'ho mettiamo. chiesti per Così una anche la cosa nostra Nancy e il nostro oggettiva. Marcello possono gradire. Bravissimo. Ma fanno Chi è che? bene, sono per la felicità questi, Chi è a credo. dieta stretta? Io. Io. Io sono a dieta stretta. Allora, i sassi Ok. d'Abruzzo di Corradetti sono così buoni che li stiamo mangiando anche noi. Fantastici. C'è Nanco che dice buongiorno, un saluto a tutti. No, Saluto a Nanco, Nanco, che top Nancy conosce molto Nanchi. bene. Ciao Nino. Io Ci devo ancora prendere a botte. manchi! Ah sì. Benissimo. Perché, Perché? poverino? Tanto Perché bravo. durante la serata latte e miele, Nanco, te lo ricordi? Sì che me lo Ci ricordo. ha Come solato all'ultimo momento botte. Ah, addirittura. Vabbè, Nanco è stata una No, puntata vabbè. bellissima, mi ha fatto un botto di ascolti. Tanto Allora, che mi mia. ricordiamo sempre, questo è Social Box, siamo sulla testata di Val Vibrata Live e questo pomeriggio saremo in differita, quindi ci sarà la replica su TG Abruzzo 24. Naturalmente, i nostri ascoltatori possono fruire della nostra trasmissione anche nel pomeriggio Fruire, mi piace la domani. parola Ti piace fruire. fruire? Parlo Sì, forbito? Vuoi che parli molto. con un'altra voce più Qual era bassa quell'altra da attore? parola strana che avevi Parli. detto? Auspico. Auspico. Ieri mattina ho detto Nancy, ho detto Madonna. auspico, lei si è impressionata. Auspicare, auspicare. No, ogni tanto sì, Esatto, bravo. sì, lo so. Queste Poi cose vedrai che piano 22. piano troverò sempre nuovi vocaboli, nuovi termini per parlare sempre più forbito, ma Sì, no, niente, grazie. noi siamo social, quindi stavo dicendo, questa è una questione social. Amici, voi che ci vedete, che ci state già mandando dei messaggi, che state guardando, dovete ricondividere la nostra diretta e Ricondividere. farci delle domande, ma soprattutto fare delle domande ai nostri ospiti di questa mattina, che sono Nancy Fazzini e Marcello Graduato. Vogliamo salutare anche Nunzio che ci sta guardando? Ah, l'assessore di Sant'Egidio alla Vibrata, il nostro leggendario Nunzio, che anche lui è stato ospite di Social Box e Ha tornerà fatto il presto. botto. Ha fatto il botto, ha fatto un botto, veramente un botto di ascolti, di domande, la gente che scriveva, che chiedeva. C'è mio cognato, ciao cognato, ciao co. Vabbè, io saluto la famiglia, Sì, saluto tutti io quanti, saluto vieni. tutti, Vuoi sono dire, insomma, tutti, vuoi dire a tua mamma tutto. il menù di oggi, cosa No, deve, no? tanto mi tocca cucinare a me oggi, già lo so, ecco, già me l'ha Ok, detto stamattina. Mi ha oggi te detto, cucini Vicky, da io torno sola. a luna. Ok, madre, Va ok, bene, noi parliamo dei chef. fatti nostri, vedi come facciamo. No, Noi è ci invitiamo chiacchierata, qua. quindi. Corretto. Ci Okay. invitiamo. Stavo Guarda, per farlo io. no, ragazzi, Allora, non parliamo un conviene, pochettino dei lasciate nostri cari perdere. amici che sono venuti a trovarci, che sono reduci
da trasmissioni televisive in giro un po' qui per l'Abruzzo, e compresa la nostra, ed anche da una performance in quel di Sanremo. Com'è andata, ragazzi? Chi parla, chi ci racconta? Prego, la Marcellino, precedenza. pane e Oh, vino. lancia proprio lascia. Prego. Ah, allora, prima di cominciare vedo che Nanco mi ha scritto Marcello, ma i capelli. I capelli, sai, come si dice? Hai Via fatto una tagliante. potatina? Una potatina, bravo. Guarda, vedi quell'orecchino qua, io gli ho detto, appena l'ho visto, ho detto, questo è uno stile George Michael, prima maniera. No, è uno Ai tempi stile, di... mi sono Ah, rotto le c'è scatole di avere i sex. capelli lunghi. Ah, ma Quindi... ce li avevi proprio lunghi lunghi? Davvero? Quindi Eh eri sì. tipo un rocker, una cosa del Oddio, genere. io sono nato Ah, rocker, Ricci. però ecco, non lo so che cos'era, alla fine, boh, vabbè, Boh, qualcosa. eri ok. Poi vi Eri un avverto capello più lì, l'ho tardi, tagliato. Marcello è un talentuoso chitarrista e ci farà sentire qualcosa. Oh, Quando magari top, non c'ho sì. più i denti sporchi di Sassi. No, no, non ce li hai, non ce li hai, va Poi anche benissimo. Nancy, che è attrice, cantante, scrittrice, autore anche di musical, ne ha scritti diversi. Qualcuno. Qualcuno, vabbè, però insomma, diciamo quello che è, insomma, dobbiamo dire ai nostri ascoltatori chi siamo, cosa facciamo, cosa portiamo, un fiorino. Chi siamo? Chi siamo? Piacere. Piacere. Viola Siamo un Vittoria, po' Angelo sopraelevi questa Carizia. mattina. Sì, stamattina siamo Allora, siete andati a ubriachi. Sanremo Quindi, e sì, diciamo. abbiamo partecipato a questa avventura che poi è il Festival di Sanremo, però non Festival di Sanremo, per portare i giovani a A Sanremo, Sanremo. Ma due come giovani. funziona? Ah, ok, quindi Allora, ci praticamente sono le delle persone selezioni tipo scrivono. regionali, penso, Esatto. giusto? Quindi avete Fanno una dovuto fare delle selezione. selezioni. Esatto, una selezione regionale, poi c'è la semifinale nazionale, quella che abbiamo fatto adesso direttamente su Al Arena teatro Sanremo, Ariston. e fra Ah, Non mi dire che avete fighissimo. calcato le tavole del Ma però famoso. abbiamo visto tanti spettacoli Sì, sull'Ariston. l'Ariston. Il provino l'abbiamo fatto al Palafiori, fantastico anche quello, perché poi... E all'Ariston, nella prima volta che ci sono entrato, ho pianto. Ma Scendevano dai, le lacrime, ti giuro. E meraviglioso. dicevo, ma com'è possibile che la gente non si rende conto di un posto così importante per noi musicisti poi? Lì Sì. ci stanno 70 anni almeno, Cavoli. quasi 70 anni di storia della musica, non solo italiana ma mondiale, perché se pensiamo che negli anni 80 ci sono stati addirittura i Queen su quel palco, è una Ma cosa tutti proprio... sono stati E tutti. quindi entrare lì, cioè, Da Dustin non so, da musicista penso Hoffman a... che ci voglia proprio un attimo di riflessione, un minuto di silenzio, una piccola preghiera e poi forse sia la forza di... Consapevolezza della serie, ok, sì, ci Esatto, sto brava. qui. Quindi Bene. è stato veramente, giuro, proprio mi venivano le lacrime. Ma cosa avete portato? Aria Sanremo mi sa che ci stanno, cioè bisogna portare le cover, giusto? Oppure anche No, inediti? Ah, solo inediti, inediti adesso, sì. ok. Sì, Oddio, non so, anche cover, per le credo. Quello non selezioni, so le cover. potevamo portare cover in Perché realtà, sapevo sì, una cosa volendo. simile. Però comunque sia, qualora si arrivasse in Superavi. finale, era obbligatorio comunque un E pezzo l'inedito l'hai inedito. scritto tu? L'avete scritto insieme? Sì, noi Due inediti suoniamo, diversi. sì, Ah, ok, quindi siamo separatamente. Ah, quindi avete Gruppo. dovuto portare più di un brano. No, No, siamo esatto. nel Siamo senso... concorrenti. Amici Ah, c'è concorrenti, competizione capito? qui, Guarda, Angelo. io stavo Ci già abbracciamo in immaginando... trasmissione e ci Secondo me, se tagliate i Ci capelli, non scorniamo la potete battuta. Io pensavo, Non è francamente, pensavo che vero. voi aveste fatto un pezzo, lui suonava e tu cantavi. No, 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 no. No, Hai invece fatto no. una cappellata. Ho fatto la cappellata per Bang. dirindirindine. Vabbè, dai, era facile questo Sì. errore. Vabbè, comunque, E insomma. com'è No, questa cosa essere, diciamo, in competizione però è amici? fantastico. Cioè, la Ah, musica ok. dovrebbe essere questo, perché voglio Sì, in teoria dire, sì. adesso tutte le persone cercano di scornarsi, no? Per avere una Un piccola fetta di minimo. torta. Mentre invece, Sì. non, secondo me, non c'è la consapevolezza che la coesione rende pure un pochino più forti. Cavoli. Nel senso. Ma Ci no, si aiuta a assolutamente. vicenda Anche poi, no? Guarda, ti dico la verità, su assolutamente, questa cosa parliamo un po' sinceramente tra artisti, no? Io faccio parte di un altro assolutamente. campo, sono nel campo del cabaret e della comicità e ti dico francamente che siamo un po' provinciali tra Marche e Abruzzo, che io invece ho delle collaborazioni, dico francamente, con gli amici di Bologna, di Milano, di Napoli e sì, si scambia le date e quello che dici tu è vero perché si è molto più Molto forti. forte, assolutamente, Tant'è vero assolutamente. che poi riesco a fare trasmissioni televisive, Rai, quando ce n'è la possibilità, perché Certo. c'è appunto questa collaborazione. E Sì, si vabbè. cade un po' nella storia della prima donna, capito? Devo vincere Ma poi è io, sciocco perché in devo realtà si uscire apprende, nel io. senso io, ma è il terzo anno che vado a Sanremo per televisione, per altri motivi. Io quest'anno, poi ne stavo parlando l'altra sera, io ho preso molto di più, nel senso a livello proprio artistico.
Perché comunque ti, non dico ti passi il testimone, ma ti dai quello che non hai, cioè vedi dall'altra persona e prendi quello che puoi prendere guardando, sì, guardando, ascoltando. Sì. Anche perché mi stai disturbando, Angelo. Non ti preoccupare, finalmente. Guarda, ti dico una cosa, finalmente. Sei un elemento di disturbo. Finalmente sono riuscito a connettermi perché stamattina il mio telefono. Oh, un applauso. Come avete potuto notare. Oh, Valerio sta così. Guardando la diretta. Ciao Valerio. Ciao. Guarda, anche Fiore Lobolo. Ciao. Ah, Domenico in bocca al lupo. Anche Domenico, vero. In bocca al lupo lupo. Grande Marcello Bill Capille. chi è Fiore? Fiore. Ah, Fiore, Domenico, ciao, Valentini, Fiore Lobolo, vabbè, pensano tanti. Allora, che cosa dobbiamo dire a questi amici? Ricondividete la puntata. No. Mi raccomando, a tutti gli amici che ci stanno guardando, soprattutto gli amici di Nancy e gli amici di Marcello, ricondividete la puntata. Vedi Nancy, tra qui un siamo po' molto inizia sul a diventare cazzeggio. Mike. Siamo molto sul cazzeggio perché chiaramente siamo social, interveniamo, interagiamo, rispondiamo alle domande. Sì, mi dimentico della domanda che avevo fatto. E niente, concentrati. Vuoi che ti racconto una barzelletta? Vai. Vado a raccontare la barzelletta. Dai, voglio vedere. Allora io vi dico che alla fine della barzelletta dovrete scappare fisicamente. Perché c'è sta un amico che ma dice è un guarda, invito. No, dice adesso dovrò andare in galera. Dice perché? Perché ho ucciso mia moglie. No, non è che ho ucciso mia moglie, ho fatto una carneficina proprio. Come hai fatto una carneficina? Questa è vecchia, Dice, ma come hai fatto? E niente, sono tornato a casa, ho raccontato una barzelletta a mia moglie, è morta dalle risate. È morta, proprio morta. Dopo sono arrivati tutti, i carabinieri, insomma mi hanno portato al tribunale, processo e insomma il giudice ha detto non è possibile che hai ammazzato tua moglie con una barzelletta. No, ho ammazzato mia moglie con una barzelletta, ma veramente. Ma dai, allora faccela sentire. ha detto la barzelletta e praticamente... Te la stai inventando? Il giudice, no, il giudice praticamente è successo che... Ha riso talmente tanto che è morto il giudice. È morto il giudice. Dopo un po' tutti quelli che stavano ascoltando. Insomma, sono morti tutti, ho fatto una carneficina. Morti tutti lì. Cioè, due carabinieri sono morti la settimana dopo perché avevano capito? Insomma, ecco, è che mi trovo ad andare in galera, capito? Volete che ve la racconto? Secondo me, ma va. Questa è una fregatura che si dà. Comunque, sì, ok, va benissimo il social, ma qui mi stanno prendendo. Cacciamolo. Angelo, è arrivato il momento di dirti una cosa. Sì. Devi uscire fuori da qui. Perché? Fuori per la barzelletta che fa schifo? No, comunque mi stanno prendendo in giro tra Domenico Valentini che dice Madò, lo so che dico sempre Madò, e poi c'è Claudio Corradetti, ricondivido solo se mi fai provare la tua pasta con il tonno, cioè ragazzi! Ricordiamo che ieri abbiamo avuto Claudio Corradetti Cattivi. Qui, dei prodotti artigianali Corradetti. Allora, un luminoso abbraccio a tutti voi da parte di Cesare Spinelli Cesare. Che... Più Cesare là, il filosofo lo richiameremo carino, sì. E cosa dire ancora? Quindi io vi ho insomma come si dice vi ho travisato, sì. vi ho portato fuori perché tu non ti ricordavi la domanda. Avevamo detto che io sì, finalmente mi ero riuscito a connettere. E insomma, questa esperienza di Sanremo. Allora, Marcello ha portato un brano inedito, scritto da te, immagino. Sì, ho portato l'estratto, diciamo. Cosa hai fatto? Chitarra e voce o hai usato delle basi? No, ho usato la base. Ho usato la base. Invece Nancy, scritto pure tu. Inedito, sì. Sempre inedito, scritto da te? Quindi autrice, cantautrice. Cioè, il mio era solo piano e voce, in realtà. Poi Marcello ci ha messo... Le mani sugli arrangiamenti. Qualche strumento. Qualche strumento, è vero. Ah, è vero. Quindi pratichi anche programmi per gli arrangiamenti, li fai proprio tu? Sì, grazie a Davide Grotta, che comunque conosco ormai da anni, quindi saluto pure Davide Grotta. Ciao Davide! Che è poi il mio fonico di fiducia, dove vado sempre con studio di registrazione, perché ormai mi conosce un po' come il dottore, no? Quando ti sì, vedi, sì, già il medico tutta di famiglia. Storia. Esatto. E quindi anche il fonico per me è così. Grazie a lui ho imparato bene o male come funzionavano questi programmi, quindi mi sono comprato Cubase e ho cominciato a dilettarmi
la programmazione da lì è non mi dica se sei riuscito ad imparare Cubase. Sei uno smanettone, che eh? Che ci smanetto e non ci capisco. E fu così che mi sono comprato mixer, audio, microfoni e quant'altro. Ho comprato mixer, audio, non parliamo di programmi oggi, per favore. In realtà è molto più semplice di quello che pensi. Marcello è pieno. Sì, dai. Ok, grazie. Marcello è piena di vita. Ma Domenico, allora... Che cosa vogliamo fare? Vogliamo Domenico avere un Valentini, bel rapporto? Tu non minacciarmi, perché io ti chiamo al telefono, eh. Hai capito? Cioè io ti chiamo al telefono, eh. Non esiste, eh. Facciamo una diretta. Sì, facciamo, la chiamo al telefono. Perché bene, Domenico, l'hai voluto tu. L'hai voluto tu, l'hai voluto Domenico, tu. Mi dispiace. E per favore, dimmi buongiorno con un madosto. Che punto. Tra l'altro, Domenico, voglio ricordare che è un grande, grande, grande assiduo frequentatore del bar dove lavoro. Quindi lo vedo praticamente tutti i giorni. Adesso quindi si scoprono gli altarini, eh. Di giorno, no, il cantante. Benzinaio di giorno, ah, ok. E il cantante fuori a contatto la con l'aria dei carburanti, l'aria, così, polveri sottili. L'aria pulita, altissima, levissima. Una battuta stupida proprio da tre meno meno. Come no? Quindi a Sanremo ci sei andato a tutto gas. Buongiorno. Buongiorno a Domenico Valentini. Buondì. Buongiorno. Non buongiorno ci posso credere. Buongiorno a Nancy, buongiorno a Madò. È un mito. Io faccio così perché gli voglio bene. Scusate la voce, ho una voce abbastatissima. Perché immagino che ieri sera hai fatto le 4 di mattina. Hai fatto le ore piccole come me. Le tre, sì. Grande serata anche ieri, dunque, per carità di Dio. Io, allora, le 4. Io adesso dico una cosa a tutti coloro che volessero chiamare a fare piano bar, il nostro amico Domenico. Domenico è come, cioè, lo accendi, lui continua a cantare anche quando vanno via gli ultimi clienti. Sì, sì, lui è vero. Continua a cantare e gli devi andare lì, batte sulla spalla, guarda che Domenico, non c'è più nessuno. Domenico, ci sono anche i camerieri, sono andati via. Sono andati via anche i camerieri. Vabbè, ma non fa niente per fa il niente, locale. No, questa è bella, senti. Ah! Ho visto che sta guardando la diretta Fabio Russo, si è appena collegato, vi ha appena salutato, dice messaggini, non so se ci avete fatto caso. Sì. Madò. Sono più accorto io che voi, insomma, ma come si fa, io, guarda, incredibile. Comunque un abbraccio veramente a Nancy e anche a Marcello. Ah, io speravo a me. Ha fatto un commento che era ispirativo per voi conduttori. Marcello ha scritto "è pieno di vita" perché è il pezzo che lui ha scritto qualche anno fa, che ha avuto un successo strepitoso anche su YouTube, "Pieno di vita", un pezzo bellissimo, inedito di Marcello. Sì. Se avete la possibilità, ascoltatelo in diretta su YouTube perché è veramente carino. Faccio pubblicità, No, vabbè, ma dobbiamo fare così, insomma, noi siamo social, dobbiamo dire, dobbiamo trasmettere. Allora, Domenico, tu che sei conduttore, una domanda a Marcello, una domanda a Nancy. Ah, sì, ok, perfetto. Allora, vabbè, io il problema è che di loro so tutto, dunque fare una domanda esplorativa diventa... Ma non è che la devi fare per te, la domanda, ma sei conduttore oppure sei... Assolutamente, non mi rimproverare, tu hai più anni di esperienza, lo so, però non mi rimproverare in pubblico, che questa cosa poi è bruttissima. No, volevo sapere da loro come nasce questo connubio artistico e perché. Cioè, è stato proprio a Sanremo a farvi incontrare oppure una collaborazione che nasce da prima? Bravissimo. Madonna, Domenico, cioè... Domenico, ma... questa è una domanda da Red Ronnie, è una domanda da Red Ronnie, cioè, bellissima. Oh, Domenico, dai, è bellissima. Quindi, allora, chi risponde? Allora, a proposito di Red Ronnie, io l'ho conosciuto, ho suonato a Napoli al Fiat Music per il Roxy Bar. Figo. E c'ha sta voce ipnotica proprio, dal vivo ancora peggio, mette proprio... Abbastanza è un armadio imponente. Vabbè, imponente, non c'entrava nulla. Tu considera che Red Ronnie conosce il mondo, è un grande, dai U2 a è un grande, tutti, è un grande. Capito? Quindi sequestratelo in camera e ricattalo. Io ci ho pensato, però non mi ha appoggiato nessuno. Ma no, scusa, mi hai visto come sono? No, voglio dire, non è che ho tante possibilità di caricarmelo la spalla. Il punto di forza è l'agilità, capito? Ah, sì, allora, no, guarda, guarda, abbiamo evaso la domanda di Domenico. Ah, ok, ma questa amicizia era sull'amicizia, giusto? Sì. Ok. Io? Beh, ho parlato io fino a mo' parlato. Diciamo che no, ci conosciamo da un po' di anni. Per il primo musical abbiamo avuto modo di cooperare per un periodo. Poi abbiamo fatto una sorta di serata improvvisata a Teramo, ti ricordi? Davanti al Milli. Ah, poi che cosa, cioè, mi hai scavato. Reminiscenze. Reminiscenze. Tu continui a mangiare. Per disperazione di quella serata continui a mangiare. E quindi? E quindi niente, poi ci siamo ritrovati casualmente sullo stesso percorso di Sanremo,
E quindi viva l'amicizia. Amen. Va bene. Bene. E quindi prossimamente una canzone insieme. Questo un duetto. Bello. Guarda, prossimamente stiamo organizzando un po' di eventi insieme. Quindi i CD usciranno di entrambi. Quindi li presenteremo insieme a teatro. Ah, carino. E magari ecco, carino. Se volete venire, noi siamo contenti, giusto? Noi verremo. Facciamo sicuramente. Poi, poi verrete qui a Social Box a parlarne di questo evento, insomma, no? Sì, insomma, dai. Io avrei un'altra domanda. Io risposto Allora, Domenico avrebbe un'altra domanda. Sì. Ecco, no, giusto perché prima tu mi hai pungolato, dunque adesso ti faccio vedere che domande ne posso fare io. ovviamente scherzo, Angelo. No, praticamente la cosa che mi incuriosisce, no? Si fa sempre un gran parlare di Sanremo, in Italia chi lo segue, chi non lo segue, chi dice che è scandaloso, non bisogna guardarlo, però anni fa, se lo ricordo 3, 4, 5 anni fa, ci fu il grande scandalo di Sanremo, no? Dove si parlava di raccomandazioni, di mazzette e cose di questo genere. Allora, quanto, respirando l'aria che state respirando in questi giorni, a voi vi sembra di poter andare avanti con le vostre forze o quanto vi dia l'impressione che ci possa che si possa aver bisogno di un aiuto? Scusate, questa è una domanda da Floris. Questa è da Floris. Prego, prego, prego. Posso. Questa è una domanda da Floris. Allora, senti dentro? Però con calma, perché è possibile pure che Sanremo ci faccia da sponsor, quindi per favore parliamone. No, assolutamente. No, volevo porre dei paletti, dai. Ma che dolaria di uno che vuole parlare male. Sì. Allora, no, a parte gli scherzi. Marcello risponde. Ne ha facoltà. Allora, sì, io penso che innanzitutto per quello che ho potuto vedere non mi è sembrato un circuito così, non è che me lo sta a dire, perché la settimana prossima dovete dare risultati se qualcuno di Sanremo ci sta vedendo. Love. Ma comunque, peace, va, ma io penso che a prescindere da raccomandazioni o non raccomandazioni, conoscenze o non conoscenze, la cosa più importante di partecipare a questi concorsi sia appunto conoscere gente, farsi ascoltare, e cercare di farsi aprire le strade, non necessariamente arrivando all'Ariston e facendo appunto lo spettacolo lì, perché molta gente è arrivata all'Ariston ma l'anno dopo non si sa manco chi era. Se io ti dico 2 anni fa chi ha vinto Sanremo, tu là per là manco me lo sai dire, devi andare a rivedere 2 anni fa chi ha vinto. Sì. Mentre invece nel 1999 Alex Britti ha vinto con Oggi sono io, e io me lo ricordo ed ero bambino, e voglio secondo dire. Me a lui gli piace Alex Britti. Ma anche, vabbè, essendo chitarrista, poi fra poco ascoltiamo qualcosa. Va bene, da chitarrista per forza. Però ecco, mo non, per quello che ho potuto notare io, mi è sembrato molto trasparente come concorso. Ok, allora facciamo una cosa, sono un pochino più diretta nella domanda, no? Voi sapete benissimo che ogni artista poi è appoggiato dai grossi colossi, e ultimamente in Italia il bello e il cattivo tempo della musica lo fanno indubbiamente le radio e le case di produzione discografiche. Ecco, dunque sapete che ovviamente per andare avanti in un festival come quello di Sanremo ci vogliono grosse radio dietro che sponsorizzano l'artista, ma perché investono sull'artista, o eventualmente grosse case di produzione. Voi avete dietro qualcuno? Io ho te, Domenico, dietro sempre. No, non è vero, no, non volevo essere sotto quel punto di questa vista, Domenico lo sa. Battuta si presta il fianco ad altre battute che non farò. No, io non lo so. Perché purtroppo sento. Ti vogliamo male, tanto bene. Intuisco le risposte, ma non sento benissimo. Meno male. No, va bene, comunque insomma. Denzi. No, abbiamo dietro noi stessi. Abbiamo dietro noi stessi. E dai, speriamo, loro sono piano, il primo piano. Step, diciamo, sì, così. Siamo freschi di ingresso, quindi abbiamo appena aperto la porta. Magari, e hanno sbirciato all'interno. Abbiamo guardato. A fatica, sgomitando, si stanno facendo un po' di strada. Va bene. Faccio l'avvocato difensore. Posso fare un'altra domanda, Angelo? Certo che puoi, che... sicuramente. Poi dopo il nostro direttore qua sta ci preparando taglia. Già tutto. I conti, sta facendo la fattura. Ci stanno già minacciando qui, Domenico. Allora. Questa è una domanda ovviamente a favore Angelo Carestia, Vicky e Domenico. Quindi okay. Anche io, allora mi piace. Dai. Se a breve doveste diventare famosi, dunque cominciare a percepire dei compensi più che onorevoli, siete disposti a dividerlo con noi tre? Bravo Domenico. Bravo. Siete disposti a condividere i vostri compensi più che onorevoli anche con noi tre? No, vabbè, una battuta.
Vabbè, Domenico, noi a questo punto Oh, io ci vogliono per devo lasciarti. Ti ringrazio per la tua partecipazione e tu vieni quando ti pare, Bravo, hai perché studiato, sei un per le bravo domande. conduttore, insomma, conducente, magari ci accompagni con la macchina. No, a parte gli scherzi, grazie comunque del tuo intervento. E Domenico Valentini, conduttore, presentatore, organizzatore di Music Mania. Music Mania, che è il programma che è andato in onda per diversi anni She's a e che maniac. Ok. Vai. Maniac Va e che bene. rivedremo presto sui vostri schermi. Grazie Ciao Domenico. Domenico. Ciao Domenico. Ciao. Ciao ciao. Io ringrazio voi, dunque ringrazio De Angelo che sei sempre carino e affettuoso nei miei confronti, Vicky, un'amica acquisita grazie ad Angelo, carinissima, Nancy e ovviamente Marcello, in bocca al lupo, andate avanti perché poi ovviamente facciamo il tifo per voi e ci mancherebbe altro. Un abbraccio a tutti. Bacio. Grande, Ciao. grande Domenico. Un applauso a Ciao Domenico. Grazie Domenico. Domenico, ciao. Ciao, segui, Allora, continua a seguirci. Ciao, e ciao. qui continuano le mie prese in giro comunque. Sì. Allora, cioè, vabbè, Beatrice, viva e giovani, Angelo Americanello Shop sempre presente. Infatti, Beatrice è un'altra che ci segue sempre. E Sì. Mirko Di Marcello, anche qui, per quello vi dicevo, è meglio che non venite a pranzo da me. Sentite questa. Stamattina sono andato da Americanello Shop a comprare i panini. Ah, Ciao ecco. Beatrice. Sentite questa. Un saluto a tutti. Oggi, in onore di Vittoria, preparerò pasta con il tonno esclusivamente con la sua ricetta. È una Vabbè, ricetta ma piacerà tanto complicatissima, fare il però queste cose le devi tonno? spiegare, scusami. Infatti. Ieri No, c'è voglio sapere. stato. Vabbè, lo vuoi spiegare tu? No, Dai, dillo spiega tu, tu, dillo tu. Io Madò. adesso. Madò! No, ieri c'era come ospite, ci sono stati Corradetti, vabbè, il nostro sponsor. Questa settimana C'è Corradetti, stato Sante Mirko Di Giglia, la vibrata, Marcello. Sassi croccante e cesti regalo. E Mirko Di Marcello, un food blogger. E quindi, sai, lui fa tutte queste ricette super fighe, carine. E io mi sono sentita in dovere di illustrare la ricetta della pasta col tonno che faccio io, cioè. Complicatissima, Vai, eh? vai, vai. Buttare la pasta, ok? Ovviamente quando è bollente l'acqua. Poi Sembrava. aprire la scatoletta del tonno, versare il tonno sulla padella, una volta che la pasta è cotta, buttarla in mezzo al tonno, girare e mangiare, senza fare nient'altro. Capito? Sconvolgente, sconvolgente E quindi mi prendono in giro. Grazie Mirko che sei presente, tornerai e ci porterai qualche ricetta in diretta, A eh? tutte le mamme del mondo, seguite la ricetta della Un pasta col saluto tonno a di Vicky. Camillo Pomenti che ci guarda Sento già il bisogno di sempre volerla e che dice: "Buongiorno assaggiare. Angelo e truppa". Senza olio, senza niente, una tristezza. No, Va va bene. bene. Oh, detto Ok, questo, oggi io proprio. non so, Dai, sentiamo ascolterei qualcosa. qualcosa. Ah, Sì. ascolta. Così, Vedete che mi sono portato io? Spontaneamente. Vedete che cosa ho portato? Qualcosa devi Un darlo anche a me. Oh. Allora, io Siamo porto elementi di un disturbo. cembalo. No, io voglio. E la matosca. Poi cosa c'è? Io voglio. C'ho gli Pomodoro, ovetti. Eccoli ovetti. qua. Allora Marcello ci guarda brutto, state Questo. fermi. No, no, assolutamente, anzi, mi Piacciono piace. questi ovetti? Sto No, no, cercando di mi tirarmi piace la indietro. collaborazione. Mi piace la Collaborazione. collaborazione. Tra un po' ce li butta. Vai. Che ne so, che vi faccio Cosa. No, ascoltare? un brano tuo, tipo Un quello lì che brano diceva Domenico. mio. Tu sei l'artista, sei tu. Pieno di vita. Piero, Sì. vai, Piero. Piero, no, io volevo farvi ascoltare un brano. Ma tu fai Quello che quello va che a dici tu. te. Vai. Faccio ascoltare questo perché è nuovo, cioè sta nel disco. Ah, ok, Allora, allora vai. dai. Piero lo potete ascoltare su YouTube. Vabbè, poi faccio uno stacchetto. Chiudiamo con Piero, ma soltanto il ritornello, magari. Vabbè, Sì. non spoilerare No, no, troppo, un vai. minuto, dai, niente di che. Si sa che il mondo va a
anche senza noi, ma non fermarti adesso, domani scopriremo il senso. Sogno già quella mattinata in riva al mare con le biciclette in mano. Gettare i sassi giù da quel pontile che adoravi tanto, rifarei più di quello che ho già fatto per cercare di piacerti ancora. Parlerei, ti direi qualsiasi cosa per baciarti, quei sorrisi che mi fai quando ti canto una canzone nuova. Silenzio ad ascoltarmi mentre i tuoi occhi iniziano a parlarmi. Non ve la finisco, no, poi spoilerò tutto il pezzo, che cacchio. Applauso anche dalla nostra redazione, che ancora non abbiamo salutato, Adriano, Virginia. La redazione, ciao. Applauso. Applauso. Applauso a noi. A noi. Allora, io sono rimasto assorto. Hai visto quanto è dolce? Cavoli. Una canzone che entra, carina. Sono infatti contento. Anche ho visto Nancy che guardava un po'. Ha messo i cuoricini. Tu l'avevi già, sentita, sì. Però ho notato che ti piace questo pezzo. Sì, no, mi piace. Ascoltare Marciano mi piace molto, perché... Ma cosa quali sì, cosa sono? Bla 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 bla. Nancy, a me piacerebbe sentire, ecco, anche il tuo pezzo. Oh. Non si può? Sì, non si non può. Ce l'ho, no. Non ce l'hai qui, perché tu l'hai fatto sulla base, naturalmente. Piano e voce poi, quindi. Piano e voce, ma questo è un inedito che poi magari i nostri ascoltatori possono andare a sentire in un altro posto. Cioè, prossimamente verrà, sì, verrà messo anche sulle piattaforme. Su YouTube e quant'altro. Va bene. Va bene, perfetto. Questo pezzo quando l'hai scritto, Marcello? Allora, questo pezzo l'ho scritto penso un paio di mesi fa. Neanche, un paio di mesi fa. Meno, che purtroppo abbiamo avuto problemi a casa con il terremoto, quindi siamo a Roseto adesso. E un giorno così, non so, stavo particolarmente triste, non so perché. Sì, sì. Mi sono fatto una bella passeggiata lungomare e non so, è venuto così, senti l'esigenza. Quindi come tutti gli artisti, diciamo che anche tu devi aspettare sempre quel momento in cui arriva, sì, l'ispirazione. Non credo si possa scrivere a comando, o almeno si può fare una canzone carina, no? Che uno dice vabbè, facciamo una canzone, facciamo un classico giro, sì. Ok, allora ci può stare, però non credo che emozioni fino in fondo come un brano che senti l'esigenza di, sì, di sì, poi quello cambia anche un po' in base ai ruoli, in base a, a ciò che tu sei, perché il cantatore ad esempio è assolutamente diverso dall'autore. L'autore è colui che scrive stile macchina in qualsiasi momento della giornata, sì, sì. E scrive le canzoni per un artista di preciso, quindi non sta lì ad aspettare l'ispirazione, scrive e basta. Il cantautore ovviamente quando scrive per un'esigenza. E ma magari devo leggere un commento. Da, devi leggerlo assolutamente, poi devo dire anche una cosa. Va bene? Sì. No, tu la dici a fine puntata. Va bene, ok, me ne vado. Buonasera a tutti, ci vediamo. Arrivederci, ciao. Ciao Angelo. Vabbè. Allora, commento dai nostri social. Allora, Greta Santori, mi Greta, ricondividi la diretta. Ricondividete. Mi auguro che Nancy e Marcello riescano ad emergere nel mondo della musica, perché sono due grandissimi artisti che meritano di avere successo. È un peccato che artisti con talento come loro non abbiano il loro giusto posto. Questo è il cara bello Greta, del questo social. È il che bello. Problema hai del mio commento. È una cosa che ricorre. Sì, solo a voi dicono cose belle, a me prendono in giro solo per la pasta. Beh, va bene, una volta mi sentivo dire che brava, che dolce, da casa che carina. Noi cose belle, sì. Grazie, grazie. Ma questo è un problema, cara Greta. È un problema annoso che ritorna continuamente. Io ti dico che dopo 37 anni compiuti a giugno di palcoscenico
Ti dico che noi abbiamo problemi perché viviamo in provincia, perché quelli che sono più aiutati, che hanno più Sì. possibilità, sono coloro che decidono di andare a Roma, a Milano, nelle capitali dello spettacolo. Ma è anche difficile, Sì. cioè, contestualizzarsi in un contesto che fa permettere la contestualizzazione solo di alcuni personaggi e li standardizza. E Quindi si standardizza, standardizza anche sì. la comunicazione culturale, che rimane sempre a quelli che non c'è crescita. Ma insomma, Assolutamente. siamo Tu nello sei stata anche a stesso Roma, nei... universo. C'è cioè, un Come artista a Roma. per dire. Anche se adesso si parla di un po' di difficoltà anche per i musicisti, per tutti Sì. quanti, perché adesso c'è la crisi, lo sappiamo tutti, poi c'è stato. Ma non parliamo di questo argomento triste, Parliamo del parliamo. fatto Ma io che sento Marcello Nancy. Graduato dice ciao Madò, vogliamo la pasta con il tonno, cioè ragazzi, Anche basta. tu stai remando Mi sto contro. remando contro anch'io, Ah, vabbè, era un impulso, come se quello di scrivere canzoni, era un impulso Greta, che Greta avevo. Santori, Vittoria, posso darti qualche ricetta che è una chicca così smetto di prenderti in giro, cioè Guarda, ti dico ragazzi, una cosa, che c'è una ma è ricetta stato tutto difficilissima che è stile. aglio e olio, è No, non mi facilissimo. piace, grazie, state trascurando il talento di Vicky, oh grazie Domenico, No, Domenica. grazie. Dai, Lo dico prendo Nancy, telefono, allora, dai. sento la voce di Nancy, adesso È faccio un complimento, una scurissima, bella voce bella. profonda, una bella L'uomo, voce sì. anche radiofonica, No, è no, una bellissima. bella voce dell'attore, la voce dell'attore che poi io vedi anch'io una vita che lavoro con la voce, se mi lascio cerco di parlare un po' di testa per essere normale agli altri, Un po' di altrimenti se testa, parlo con la voce dovresti quella là. parlare così. Teresa, gli occhi È secchi, guarda verso il mare, per lei figlia di pirati. No, capito? Dovresti parlare Capito? sempre così Verissimo. per salvare la voce. Ed è una bella cosa, cioè quanti ne hai scritti, dai, diciamolo, di Di testi che? teatrali? Tanti. Test teatrali tanti. Anzi, chicca, chicchissima. Anno Chicchissima. prossimo è forse il testo teatrale a cui tengo di più. Musica e parole. Si chiama Filo di perle, diario di una malattia. È scritto tutto da te. Sì, Filo di beh. perle, diario di una Filo di perle, malattia. diario di una malattia che non è altro che anno prossimo sarà on air, chiamiamolo così. Oh, vedi, senti l'inglese, Angelo, capisci? Tutti parlano in inglese, anche Lo tu devi so, imparare. Cristina, Angelo, capisci? oggi ho fatto il mio primo step, capito? Prima di venire qua abbiamo fatto un briefing e Hanno naturalmente chi imparato non il era d'accordo ha fatto outing. Ho detto che scriverò un monologo sui neologismi anglosassoni di cui ci stiamo infarcendo, capito? Sì, è vero, pieno. È pieno, Sì. sì. Ok, dai, cerchiamo di C'è il terminare il nostro discorso, direttore non ce che la dice facciamo sempre, mai. quando facciamo le riunioni, è un Facciamo un brainstorming. brainstorming. Parola difficilissima, anche io l'ho scoperta Difficilissimo. ultimamente. Com'è? Ah, Vedi? È una l'altro sera, siccome scoperta. sono fatto un aiuto regia a un videoclip l'altro giorno, mentre stavamo lì che preparavamo le scene, se ne è uscito il regista, quello ha detto facciamo un brainstorming. Si è detto no, pure tu, mo, non è possibile, gente, ragazzi. E nel frattempo ho interrotto così No, cafoneamente, no, no, vabbè, cafonescamente la siamo così. nostra. Però, insomma, venite a vederci a teatro. Sai Ok. che si parla di sempre temi sociali, cancro, e quindi una parte andrà a Caspita. un'associazione, e posso Bello. pubblicizzarla? Sì, Posso vai, vai. Sì, A vabbè. un'associazione che con 15 euro l'anno permette alle persone che non hanno disponibilità economiche di fare le visite, fare i controlli, soprattutto le donne, seno, quindi poi magari. Ecco, Bravi. sulla mia pagina comunque troverete tutti i Tutte le contatti informazioni. dell'associazione, sì, che è Perfetto. nazionale, quindi state tranquilli. Ma questo spettacolo prevede anche degli altri attori oppure Sì, no, sei... no, siamo Ah, due ok. attrici, un pianista, poi c'è una compagnia di teatro Nei danza tuoi lavori e c'è sempre la Balance. musica Sì, però, nei miei diciamo lavori c'è la sempre la musica. musica non manca mai. No, Quali sono i sempre. vostri artisti di riferimento? È una domanda che va ad entrambi, inizia tu. Stavi parlando così. Ma non so, ultimamente Pina Bausch. Ah sì. E, Sì, quindi ultimamente stiamo un po' veicolando così. quando hai, diciamo, hai avuto il tuo primo rapporto con la musica, qual è Ah, con la stata la musica. cantante che ti ha fatto Guarda, innamorare di io questo campo? ascolto Enya, Ah perché non sì? c'entra proprio niente con... Sì, è Infatti. molto per rimanere Siamo l'anglosassone. nell'ambito New Ok. Age? No, Sì, New sì. Age. Ho Sì, capito. quelli un Beauty po'... Sì. Flippano. E invece per te, Marcello? Beh, io mo so 20 anni ormai che suono. Da bambino ricordo i Beatles. Ah, Beh, i top. Beatles E adesso hanno cosa fatto la stai storia del pop. ascoltando?
Adesso cerco di ascoltare il più possibile la radio, anche se non ci riesco. Ok, felice. Quindi diciamo che lo fai per studio, di ascoltare la radio per scrivere brani commerciali. È inevitabile. E invece quando sei a casa, più o meno, non so... Queen. Ah, ok. Decisamente Queen. Comprato anche ho tutta la discografia e dei infatti, Queen. Ecco, la prima cosa che ha detto a Sanremo, ci sono stati Queen. Si vince no, così ma voi non sapete, dopo 12, solo 12 ore di viaggio in macchina, io non lo sopportavo già più. Grazie. Ovviamente, un freddo allucinante, sono arrivati in piena... No, una foto davanti all'aria, Marcia, ma è tardi, andiamoci a dormire. Erano, non so, le 3 del mattino. Un bambino a Disney. Le 3 del mattino, alle 9 dovevamo stare là. Insomma, alla fine mi hanno portato alla fine selfie. Grazie mamma. No, ma è bello, no, guarda, queste sono cose che vanno vissute intensamente, ma perché poi dopo, capito, porti a casa tanti bei ricordi. Io pure dormivo 2 ore quando mi trovo in altri posti. Sono stato a Cologno Monzese, ho vissuto una settimana con Mike Buongiorno, stavo sempre lì. Serio? Attaccata, sì sì, ti giuro. Mi ricordo ancora quando andavamo alla mensa e lui prendeva pasta e fagioli. Pasta e fagioli. Allora noi prendiamo tutte queste cose un po', capito? Che, no, ma bisogna mangiare sano. E dice, voglio vedere quando arriverete alla mia età. Nel frattempo, quindi bisogna vivere intensamente. Scusami. Dimmi tutto. C'è Greta che dice: Nancy e Marcello, 360 gradi di talento. Wow, che carina! Grazie Greta. Grazie. Ok, giusto. Cioè, grazie da l'abbiamo pagata. Siamo già a mezzogiorno meno un quarto. Che cantiamo? Che facciamo? Devo cantare ancora. Quello che ti pare. Fai, Nancy, non so, tu, non so, mille. Anche no, qualche no, cover. Così puoi cantare anche tu, ad esempio. No, vabbè, io tranquillo. Cioè, famoci una cover. Dai, fate vestire. C'è Domenico cover. Che dice: allora, innanzitutto ringraziamo Emidio Pagliacci, che è un mio carissimo amico. Emidio, ricondividi la diretta, mi raccomando. E poi dopo un giorno ci vieni a parlare di queste cose che stai facendo con l'estero, perché lui è un famoso. Vabbè. E Domenico Valentini, dopo 12 ore di viaggio e 12 ore di diretta fatte da Nancy. Nancy. Vedi, Nancy Social. Dopo 12 ore di viaggio e 12 ore di diretta fatte da Nancy. E poi c'è, ma io vado tanto bene a Domenico. C'è Michele? Falone. Grandissimo Marcello. Michele. È un tuo fan. E ringraziamo anche, salutiamo Barbara Danucci, che è una carissima amica che ci sta guardando. Allora, che potremmo suonare, fare? Ma che ne so, io alla fine ricasco nelle tentazioni di un Ivan Graziani, perché siamo a ma tu fai quello della che mano, vuoi, capito? Vuoi fare Ivan Graziani, per me va benissimo. Lui è prontissimo. Sono prontissimo, anche pronto. Se non c'ho la voce di Graziani. Io non lo so, ti ascolto, vediamo. Quale vogliamo... Quello che vi dice il cuore. Io prendo il triangolo. No dai, così canti pure tu. Io suono il triangolo. Monna Lisa, il Monna Lisa. Se ti riesco vai, a seguire. Sì, vai. Oh, questa la so wow. Anch'io. La cantiamo tutti allora. Sono il triangolo io. Allora, c'è un problema tecnico. Una cura di fosforo. Vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla per nasconderla in una cassa di patate, di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo, ora ha la bocca piena di biglietti del museo, del museo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa. Dai Angela anche tu. Monna Lisa, Monna Lisa, Lisa. Monna Lisa. Monna Lisa, Lisa. Monna Lisa. No. La scuola è una gran cosa, soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato,
però un peccato che tu non li puoi vedere né toccare. E la cultura mi sorride fra le ombre e le tende di velluto, ed io sto torturando la tela con rasoio e con le unghie, con le unghie. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa. Ladies and gentlemen, now Marcello Graduato. Yeah. Hai capito che cosa? Oh, hai capito? Ho fatto la voce americana, ma sa, venite a trovare la broccolina. Dai, grande. Grande, okay. Marcello. E grazie. Bella, no. Ivan Graziani è sempre piacevole. Poi per noi che siamo i teramani, siamo di confine. Siamo di confine, Sant'Egino, siamo di Sant'Egino la Vibrata, siamo di confine un po', però la terra. Cioè, Graziani. Una volta mi ricordo, ho dovuto intervistare Ivan Graziani negli anni 80, è stata un'impresa. Perché? Sì, perché lui quella sera stava incazzato, non trovava gli occhiali, i suoi famosi occhiali. Aveva appoggiato da qualche parte, insomma, vabbè, bei ricordi. Tipo grande artista. Porta fortuna. Sì, quelli rossi. Ah, ok. Cioè, aveva degli occhiali rossi particolari che portava sempre. Ah, i famosi occhiali. Sì. In tutte le foto. In tutte le foto, sì. E quella sera non so dove l'aveva messi, si incazzò perché stavano qua, io ti volevo intervistare con il microfono. Forse se glieli trovavi, gli risolvevi il problema e poi davvero. Ti facevano l'intervista più lunga della tua vita, tipo. Sì, no, comunque è grande artista, ha fatto uno spettacolo straordinario quella sera. Va bene, va bene. Oh, cioè, nel frattempo ci sono altre cose. C'è Marcello, grandissimo Marcello, sempre Michele. Ah, sì. E... Michele. Cavoli. Allora. Dai. Bene. Cosa c'hai? No, niente, volevo dire cavoli. Ah, ecco così. Vabbè. Allora, Angelo, c'è una domanda che vuoi fare ai nostri fantastici ospiti? Ma sicuramente sì, e non mi prendi in castagna. Perché sapevo che volevi chiedermelo tu. Allora, Nancy è anche conduttrice. Sì, sì. Allora, stai collaborando con diverse radio. Sì. Infatti ti ruberò. Mi ruberò. Chiedi a Domenico quello che è passato. Ti ruberò. Sì. Vabbè, ma io sono sempre disponibile. Guarda, figurati, poi collaborazioni sono il succo del nostro mestiere, perché poi ci si arricchisce, come dicevi giustamente tu. Bene, vuoi fare delle domande? Tu non hai fatto nessuna domanda. Facciamo noi una domanda a voi. Esatto. Come va? Ah, bene, non recupero ancora la voce. Domani c'ho serata quasi a Biella, vicino a Milano, e speriamo che recupero in giornata. Quando parti? Domani. Andiamo tutti a Milano. Organizziamo un pullman per venire a Milano. A far vedere lo spettacolo di Angelo Carestia. Giusto. Allora faccio io una domanda a voi. Vai. Vicky, ho sentito prima che hai dato un accenno di... voce, ha cantato, di vocalità, di vocalità, perché in realtà io canto, ecco, hai visto, tu sgamato e chi l'avrebbe mai detto. Allora Vicky, parlaci di te, cosa fai? No dai, in questo momento non è il luogo adatto. Tu che dici, Angelo, è il luogo adatto per parlare di me? No, assolutamente, ecco, no, perché sai com'è. Vabbè, allora dici un po', no, il numero di... no, a parte gli scherzi, abbiamo delle serate in, esatto, programma, bravo, ragazzi. Vostre. Io questa domanda. Degli spettacoli da fare, delle serate dove magari uno può venire a sentirvi. Questa sera. Sono al bar Ferzetti di Roseto, se qualcuno passa, allora, diciamo, per caso. Sì, ci ho cantato anche io. Sì, esatto. Esatto. Sì. Ah. Stasera al bar Ferzetti, se qualcuno passa da Roseto per farsi una birra, perché no? Dai, fermati. Che poi pullula di giovani in realtà, sì, più o meno. In realtà sì. Quindi sì. Buono. E di solito il tuo repertorio qual è? Cioè, solo cerco di fare inediti, però okay. Purtroppo, sai, la gente ha bisogno di essere un po'... Vabbè, quando sei in serata naturalmente devi cavalcare un po' l'attualità. Vabbè, la sì, gente, anche gli artisti fanno cover, quindi...
Alla fine sì, ci sì, sta, noi dai. cerchiamo di inserire delle cover attinenti il più possibile al tipo di canzoni che faccio io, quindi ecco appunto Ivan Graziani mi ci identifico molto in quello che è il suo modo di scrivere, il suo modo di comporre, il suo veicolo di comunicazione, si dice veicolo di comunicazione, vabbè, insomma, sì, quello. Sì, va bene, va Beh, bene. Comunque, ci siamo Ivan Graziani per i musicisti qua dei Teramani e della zona è stato un'icona e punto di riferimento per tutti, sì, no? Sì, ma anche come senso proprio dei testi, mi piace molto. Io ho ascoltato tanto. Il figlio che sì. Fa sempre, sì, fa sempre lo spettacolo Graziani, no, pigro a te, sì. Sì, vabbè, che comunque rifà sempre magari i brani del padre, sì. E l'ho ascoltato al Déjà Vu, ha cantato un po' di brani suoi e a me è piaciuto tantissimo lui è molto bravo, è un po' particolare però nel senso caratterialmente è molto sensibile, però mi è piaciuto molto, sì, sì. Nei testi, la musica, infatti c'era una differenza, no? È sì. Come il discorso quando c'era anche Nanco come ospite, sì. Nel senso che quando canti cover, sì, le canti nel massimo delle tue potenzialità, però alla fine, diciamo, non sono mai le parole che useresti tu, che ne so, in un tema specifico, possa essere amore, stai odio. Stai cercando di interpretare un artista, un autore che non è nelle tue corde. Esatto, quindi... e tu pensa, il figlio che canta comunque canzoni del padre, quindi un legame strettissimo, nel momento in cui ha cantato invece canzoni sue, cioè si è sentita, almeno perlomeno io, ho sentito una differenza assurda, sì. Cioè a me è piaciuto tantissimo, avrei sentito per un'ora e mezza i brani suoi. Ma poi c'è una cosa che inevitabilmente succede quando fai cose di altri, no? È come Nancy interpretare Edoardo De Filippo, vuoi non vuole, la gente fa il confronto. È impossibile, anche se tu sei l'attore più bravo del mondo o sei il cantante più bravo del mondo, la gente si ricorda Ivan Graziani, ti ascolta e dice sì, che però... poi la gente non è competente, non riesce a capire le tue qualità, ma ti confronta con l'artista della canzone che stai cantando. Bene, nel frattempo io mangio un sasso d'Abruzzo e vi ricordo lo sponsor di questa settimana è Corradetti. Vai Angelo. Allora, appoggiami. No, aspetta, questa la faccio sempre. Falla bene. Io intanto saluto la mia insegnante di canto. Ah, con una noi. Vita, Donatella, sì, che ci sta guardando. Perfetto. Ciao, Dona, un bacione. Allora, Corradetti, prodotti artigianali, sassi, croccante, confetti, cesti regalo, in via Vittorio Veneto 59, telefono 0861 84 13 64. Hai capito, compa? E anche l'indice. In che città? Giustamente. Appoggi Bonzi. A Sant'Egidio la Vibrata. A Sant'Egidio, ragazzi. Sì, che poi ieri stava dicendo che fa un sacco di cose particolari, confetture tipo con le spezie. Le confetture con le spezie, la biscotteria. Risalendo, è molto bravo. Passiamo. No, sì, è davvero molto bravo. E poi bene. Sono cose senza conservanti. Salutiamo Angelo che ci sta guardando, Angelo Maloni. Lo saluto. E ricondividi la nostra diretta. Bene. E parla di noi, spargi il verbo. E ricondividete. Una cosa biblica, una cosa epica. Ogni tanto, secondo me, leggi il dizionario, capito? Esatto. E prendi qualche... Intanto viene fuori il termine. Qualche cosa. C'è Dona che dice, brava tesoro, vive al lupo. Ah, la chiami Dona? Sì. Ok, è molto generosa. Dai, sì, bravo. Oh, okay, Nancy, dove stai tu di spettacolo? Certa. Io, vabbè, settimana prossima sono a Roma con Danio Manfredini e non vedo l'ora. Non vedo l'ora, poi ma in teatro? Qua intorno a dicembre, sì. Che teatro è? Te lo ricordi? No. È impossibile. Bang. No, ma Roma è piena di teatri. Infatti un amico mio mi ha detto parla dello spettacolo, e non lo dico perché non mi ricordo il nome del teatro. Così è pieno, già la zona di Testaccio per esempio è piena. Guarda, il teatro più bello di Roma secondo me, a prescindere, il teatro dei documenti, la grotta, l'hai vista mai? No, dovete mai. Andare a vedere assolutamente quel mai teatro, stato. Mai stato. Bellissimo, è un 360, quindi non c'è frontalità, è
proprio a 360, è fighissimo. Che bello. Sono delle grotte. Lo dico io stavolta, Maron. Allora, è bellissimo. Si è fatta una certa, nel senso che siamo arrivati praticamente a mezzogiorno, no, meno qualche minuto. A mezzogiorno, quindi boh, facciamo il giro di saluti. Facciamo. Dai, facciamo il nostro giro di saluti. Ognuno, allora, innanzitutto cominciamo da Marcello, che ha dormito pochissimo perché ha fatto la notte. Diciamo. Io ho lavorato di notte, sì, sono andato a dormire alle però 7:30. Però vedi, un artista non dovrebbe dire queste cose. Dovrebbe tenere un'area di mistero, no, sulla, vero, sua vita. Dai. Capito? Non è vero? No, secondo me no. Trovi che bisogna essere sinceri? Sì, dire la verità. Io sono sempre per la sincerità. Perfetto. Cioè, la mia artista preferita, ad esempio, ha sempre detto il fatto che il suo primo album l'ha realizzato, l'ha prodotto lavorando al bar, facendo cappuccini e caffè. Esatto. E quella è una cosa giusta, cioè perché negarlo, no? C'è un mio amico che è pure conosciuto. Che ho fatto fa... il cazziatone. No, no. C'è un mio amico conosciuto che fa Zelig, che studia i copioni sulla tazza del bagno. Ah, vabbè, perché lì non, gli rimane in testa. Serve, ecco, questo non serviva a dirlo. Vedi com'è? Non posso dire niente perché sennò mi ammazzo. Va bene. Proviamo, rubiamo la... E niente, vabbè, quindi salutiamo e io voglio ricordare appunto il disco. Che sta per ecco, uscire, bravi. Che si intitola Sporcami la pelle, me lo sono tatuato perché dai, per me, fantastico. Per me il tatuaggio è come un segno che poi ti porti a vita, quindi non lo so. Vabbè, sempre tatuarmi Topolino, lavoro, cioè, la donna Mimmi, sì, o la fragolina, non lo so. Comunque, sì, questo disco che ho realizzato grazie a Music Razer, che sarebbe una campagna di crowdfunding a cui anche l'amica Nancy sta partecipando, quindi... Ah, sì, ne ho sentito parlare, sì. La mia campagna è terminata, anche con successo, perché hanno acquistato veramente tantissime persone, grazie a quelle poi sono andato anche all'Home Festival di Treviso ad aprire Duran Duran, quindi è stata veramente un'esperienza fantastica. E il disco appunto parlerà di spaccati di vita quotidiana, quindi l'amore in generale nei confronti della vita. E vi invito a, perché no, a comprarlo. Perché no? Però magari, se non lo volete comprare, me lo dite, io ve lo regalo, perché tanto a me non ci devo, non ci devo guadagnare questa storia, nel senso voglio semplicemente che divulgate il verso. Viva la sincerità. Esatto. Viva la sincerità. Quindi se mi scrivete, io vi mando le tracce MP3, ma che me frega. E c'è Greta che dice: ciao bravissimi, credete nei vostri sogni che essi realizzeranno con un kiss. Cos'è il kiss, Angelo? Ti niente, interrogando? Il kiss è il famoso coltello kiss orientale fatto tutto così, che serviva a Sandokan per pugnalare le tigri in volo. Non ce la può fare. Come le fa? Gli faccio delle piccole... Ti la ricordi la scena del film? Che la tigre saltava verso Sandokan. Sandokan gli saltava sotto e gli apriva il ventre con questo kiss. E la priva e la tigre cadeva giù per terra con la pancia squarciata e basta, saluto Angelo, buongiorno ragazzi. E sotto veniva una cosa, Sandokan! Angelo, niente, ma come ti viene? Saluto Angelo. Ed è così, è così che è nata la tua passione per squartare le tigre. Sì, mamma. Sì, io nel tempo libero, infatti oggi ce n'ho tre da fare. Che... Vabbè. Nancy, invece cerchiamo di risollevare il programma. Il disco. Sai che cosa mi fa piacere? Una cosa? Sì. Che faccio ridere Nancy, ti dico un sacco di stupidaggine e lei continua a dire grazie. Grazie Nancy, grazie. Dio ti benedica, sei rimasta l'unica che ride la mia battuta. No, no, non è vero. Okay. Nancy, cerca di risollevare il programma, dai. Okay. Allora, è appena partita la campagna di crowdfunding su Music Razer, quindi se volete acquistare il disco in anteprima si chiama Respiro ed è affiancato ad un progetto di Luca Gianfelice sul cancro al seno, quindi è un, si bellissimo. Chiama Overbooking. Sì. E quindi insomma diciamo che i proventi verranno divisi tra l'uno e l'altro. Respiro in realtà parla, diciamo che è una sorta di, ogni canzone finisce dove inizia l'altra, quindi è una sorta di è roba come una continuata, storia che continua, come fosse una roba continuata a livello musicale. E nasce dal fatto che il respiro, sebbene è una cosa naturalissima, a volte viene, diciamo, in sovraccarico con le emozioni, lo dimentichiamo e cambia proprio in balia delle emozioni. Sì, sì. E quindi se sei agitato respiri in un modo, se sei triste respiri in un altro. E più o meno l'idea, cioè la speranza, mi auguro insomma di riuscire con questo piccolo viaggio di rappresentare un po' questi respiri diversi. Bello. Fantastico.
Bravissima, dici sempre cose impegnate e belle. Vabbè, no, beh, è bella. Le donne. Nel frattempo salutiamo Domenico Valentini che è entrato anche lui in politica. E dopo che dice che Berlusconi disse più lavoro per tutti, e Albanese disse più pelo per tutti, c'è cioè, Valentini che dice più chitarra per Vicky. Amore, a trasmissione chiusa, dietro le quinte, qualche cosa ci fai, dai, voglio dire. Sì, ha voglia. Che devo capirti. Devo un attimo capirti. Allora, signori, l'appuntamento è per lunedì mattina. Sì. Saremo sempre puntualissimi qui alle 11. Sarà Halloween, Angelo, ci mascheriamo? Sì, come no? Top, dai, mascheriamoci. Mascheriamoci, io sono zombie. Dai, ok, va bene. Allora non serve. Bene, allora dai. Bellissima questa, ottima. Allora, salutiamo Corradetti che prendo è stato atto. Il nostro grandissimo sponsor. Sassi, croccante, confetti, cesti regalo a Sant'Egidio alla Vibrata, via Veneto. Telefono 0861 84 13 64. Che sta, buonissimi. È il nostro sponsor. Mi sono distratta perché li ho pensati. Lo ringraziamo. E niente, l'appuntamento è già finita un'altra settimana. A lunedì mattina e vi saluta la nostra Vicky con l'entusiasmo delle 2 ore di sonno. Delle 2 ore di sonno perché stanotte lei è stata in sala di registrazione. Sì. Anche lei. E quindi niente, io invece ho dormito come un somaro, bene. Quindi sto benissimo. E dai, vi a saluto. Lunedì, dalle 11 allora, alle 12 su Val Vibrata Life. Un attimo di serietà, Val Vibrata Life, la nostra testata giornalistica che potete tutti i giorni consultare per le notizie, per tutto quello esatto. che accade nella Val Vibrata. Poi noi siamo in diretta tutte le mattine alle 11 e in differita su TG Abruzzo 24. E quindi in differita, quanto mi piace quando lo dici. Amici possono fruire, vedere, ascoltare dai, questa nostra trasmissione in tutti i momenti e quindi ricondividerla anche loro se vi è piaciuta e parlare okay. male di noi in giro. Top. Hashtag salutiamo Barbara D'Urso, ormai mi piace troppo sta cosa. Sì, salutiamo Barbara D'Urso tutti quanti insieme. Ciao Barbara. Hashtag salutiamo Barbara. Ok. Ciao ragazzi, Barbara, vieni a trovare anche tu a Social Box. Sì. Appuntamento per lunedì mattina, grazie a tutti, buona mattinata a tutti. Ciao, ciao. E ciao. Buon weekend. Buon weekend. Weekend. We are family. Non sappiamo se siamo collegati.